Abbiamo due questioni in itinere molto importanti, prima fra tutte questa dei costi minimi, perché la situazione attuale non può certamente rimanere così com'è. E la seconda questione che ovviamente ci preoccupa molto è questa mega multa che è stata comminata al nostro settore, oltretutto anche la forma, perché oramai mi rendo sempre più conto che nel nostro paese è il sensazionalismo, perché io capisco che un settore possa aver fatto dei passi falsi nel passato, abbia potuto anche ingenuamente, perché sinceramente sono state fatte delle cose con una grande ingenuità, però io credo che ci sia un limite anche alla dimensione. Come si fa, voglio dire, a dare, voglio dire, una multa, una sanzione di 150 miliardi delle vecchie lire a un settore che sta già vivendo questa situazione attuale economica con grande difficoltà? Dal modello nord europeo è arrivato un invito a fare sistema, a collaborare di più, a ragionare meno in forma egoistica. È un appello secondo lei condivisibile? In quale direzione bisogna lavorare? Ma guardi, credo che noi abbiamo solo da imparare in definitiva da quello che ci viene detto dal nord Europa, soprattutto perché sono sistemi nati tardi nel tempo, perché sono sistemi che hanno 25-30 anni di vita e quindi per il fatto che sono nati sotto quest'ottica parlano molto di più la lingua informatica, la velocità, il business, parlano una lingua che qua da noi non esiste, perché noi siamo protezionisti, egoisti, comari, come hanno detto a Genova, siamo questo, forse è proprio questo che noi dobbiamo cambiare, dobbiamo arrivare a capire che il modello nostro, non perché siano necessariamente più bravi, ma semplicemente perché noi dobbiamo quanto più possibile avvicinarci a quel tipo di modelli. Io mi sono stufato di vedermi passare sulla testa 1 milione di contenitori all'anno di merci italiane che vanno in altre realtà solo perché loro godono di certezze temporali, cosa questa che a noi non è concessa. Sull'impostazione che ha dato il capo delle dogane di Milano, perché effettivamente ha tutte le ragioni, facendo l'esempio squisitamente genovese, in verità si è parlato tanto di questo retroporto, si è usato, voglio dire, perché serviva in quel momento a livello di politico di parlare di queste belle cose, in verità poi ci si è tutti un po' addormentati. Il veri terminal del futuro per le realtà portuali come quelle nostre, dove tu hai un porto che è piantato in mezzo a una città, sono quelle retroportuali, c'è poco da fare. Lo sportello unico doganale diventa una realtà? Io spero di vederlo da vivo, guardi, come il Terzo Valico, me lo auguro, vorrei campare ancora qualche giorno se fosse possibile, ma credo che sia materia molto, voglio dire, magmatica, perché prevede anche tutta una serie di normative che vanno messe a fattor comune fra ministeri, che ci vogliono dei fiorfiori di professionisti, ci vuole anche l'Agenzia delle Dogane che chiaramente sarà l'arbitro di questa cosa, ma è una cosa pesante. Io penso che se Peleggi sentirà questa mia cosa, voglio dire, la sua, voglio dire, poca fiducia che ha e poca stima che ha nei miei confronti aumenterà, però questo è il tema. Noi operatori vogliamo solo una cosa: poter lavorare, poter sopravvivere in un momento di difficoltà e soprattutto farlo, non dico a pari dignità europea, ma vorrei sentirmi un po' meno, con tutto il rispetto albanese, voglio dire, vorrei sentirmi un pochettino più magari spagnolo, portoghese, tanto per dire. Quali sono oggi le priorità e le criticità degli spedizionieri? Quali risposte dà la politica? Alla politica, questo governo, stiamo lavorando sul piano nazionale della logistica, che è l'interesse prioritario degli spedizionieri, perché la prima azione alla quale stiamo lavorando e sulla quale penso già la prossima settimana di avere qualche piccolo risultato positivo è quello dello sportello unico doganale. Noi come Ministero dei Trasporti e come consulta dell'autotrasporto e della logistica rappresentiamo nel pool del governo che porta avanti lo sportello unico doganale l'interesse dell'efficienza logistica del paese. Oggi l'insieme dei controlli rendono meno competitivo il nostro sistema logistico trasportistico. Il governo si sta muovendo molto anche sul fronte infrastrutturale, a Genova si parla molto di Terzo Valico, ma non solo. Le infrastrutture sono importanti, perché noi siamo cresciuti di meno negli anni scorsi perché non abbiamo realizzato le infrastrutture di trasporto, ed è per questo che questa alleanza di governo è più sinergica con l'interesse del paese, perché noi vogliamo le infrastrutture, a partire dal Terzo Valico, sul quale il mio ministro proprio a Genova lunedì ha detto delle cose importanti. Se non si risolve l'accordo tra COCIV e le ferrovie, dice, interveniamo noi come Stato, le risorse per il Terzo Valico ce le abbiamo, e quindi il Terzo Valico è un'opera fondamentale, così come la Torino-Lione, il corridoio 5. Il ministro Matteoli, insieme
insieme al ministro Tremonti stanno preparando un nuovo decreto legge che punta a realizzare le cosiddette infrastrutture low cost, quindi per farle costare di meno, per rendere ancora più facile l'intervento dei privati nella realizzazione delle infrastrutture. Sino a 10 anni fa il 90-95% delle infrastrutture venivano realizzate dallo Stato, oggi al massimo lo Stato può intervenire sino al 30%. È essenziale la partecipazione del capitale privato, però bisogna creare le condizioni. Noi abbiamo già modificato il codice degli appalti, lo modificheremo ulteriormente con questo decreto del ministro Matteoli. Sta facendo passi avanti la riforma della legge 84-94 dei porti? La riforma dell'84-94 è al Senato e noi tutti speriamo che la commissione presieduta dal senatore Grillo riesca a darci al più breve un testo importante che spinga le autorità portuali a diventare fattore di cambiamento, di propulsione e di sviluppo.